Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi Empoli Milan 2-4 più bilancio del girone d'andata. Più tardi usciranno le pagelle di Empoli Milan. E prima di cominciare, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, più o meno in questa zona qui. E attivate la campanellina, se no non mi arrivano le notifiche. Dice: ma io mi sono iscritto, non arrivano i video. Devi attivare la campanellina, devi attivare le impostazioni del telefono consentendo le notifiche YouTube. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, siamo dappertutto, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, dappertutto. Il mio personale di Instagram per avere altre notizie di Milan è il sito internet www.cmilaninside.com con tutto ciò che riguarda il Milan, pre e post partite, interviste, notizie di mercato, squadra femminile, squadra primavera, tutto. Allora ragazzi, Empoli Milan 2-4, partita 3 punti. Pesanti, 3 punti vitali, 3 punti importantissimi. Era fondamentale vincere ieri perché il Milan si doveva riprendere da un periodo non buono, diciamoci la verità, perché questi 3 punti hanno consentito di allungare sul Napoli che ha perso in casa con lo Spezia. Il karma esiste, ragazzi. Il karma esiste, il destino, chiamatelo come volete. Domenica, Milan-Napoli 0-1. Juan Jesus, tutta quella baraonda di azione e roba varia. Diciamo, il giocatore più coinvolto nel fuorigioco di Giroud. Niente, gol di Kessié annullato ieri. Che si ne fa addirittura due Juan Jesus autogol. Karma, il karma esiste, ragazzi, esiste. Sono contento. Immaginate quei 2 punti in meno a Napoli, è un punticino, ma punticino in più al Milan. Avevi a questo punto 4 punti di margine sul terzo e non 3, e 5 sul quinto, sul quarto e non 4. Vabbè, va bene. Allora, dicevo 3 punti fondamentali con il Milan che passa in vantaggio con Kessié su sponda di Giroud, ma che subisce il gol del pareggio abbastanza presto, ad opera di Bairami, sul quale Maignan non è irreprensibilissimo, non è del tutto esente da colpa. Il quale francese, il quale Magic Mike, Iron Mike Maignan, si fa perdonare. Non mi ricordo se eravamo ancora sull'1-1 o già sul 2-1 per noi. Si fa perdonare poi su Pinamonti. Quella è una parata molto importante perché, ripeto, non ricordo quando è arrivato, ma insomma. Sia se fosse stato il gol dello svantaggio che il gol del secondo pareggio sarebbe stata una mazzata pesante. E quindi Magic Mike che rinzana l'errore fatto prima. Rimedia, ecco. Quindi Milan poi che torna in vantaggio ancora una volta con Kessié, questa volta suo errore pieno e chiaro dell'errore del portiere dell'Empoli. È il primo tempo che finisce così, 1-2 per il Milan e si va negli spogliatoi. Secondo tempo, il Milan che chiude la pratica nell'arco di 20-25 minuti, prima con la punizione di Florenzi, per il quale sono molto contento, perché culmina con questo gol una serie di partite dove aveva fatto oggettivamente e obiettivamente bene, a partire dal match con la Salernitana, quindi Salernitana anche con l'Udinese era stato tra i meno peggio,
col Napoli bene e ieri anche. Quindi culmina questo filotto di partite con un bel gol studiato. Studiato perché quel pallone passa esattamente dove erano posizionati i giocatori del Milan che poi si spostano all'ultimo. Studiata furba come punizione. E poi Theo, che finalmente pare essere tornato anche nella al di là del gol, anche nella prestazione ieri, a parte un errore all'inizio dove il suo solito si incaponisce nel perdere palla in dribbling in uscita dalla difesa, per il resto poi è stato molto diligente, molto presente, ecco, all'interno della partita. Credo che lì abbia fatto finalmente la differenza. L'incazzatura fatta incazzatura di Pioli, che si è visto chiaro quando ha perso Palateo, sclerare in una maniera assurda. Poi arriva il gol del 2-4 sul rigore dell'Empoli, e anche oggi dobbiamo sproccare. Mi gratto la fronte così, cerco di rendere il pensiero più chiaro possibile. Ma porcaccia di quella miseriaccia. Che rigore è? Allora, se fosse stato l'anno scorso davano il rigore pure se la mano stava così. Pure se la mano stava così, era un po' fuori, diciamo, dalla figura del corpo, davano il rigore. Bakayoko, ammesso che salta in maniera che manco io quando facevo educazione fisica saltavo in maniera così brutta, salta in una maniera orrenda, però ragazzi, non aumenta il volume del collo. Hanno detto che quest'anno per fischiare un rigore, per farlo di mano, la mano deve aumentare il volume del corpo. Quindi ciò significa che se io ho questo volume e la mano sta qua, il volume è aumentato. Quindi è rigore. Ma se io salto così, io non aumento una beata ceppa, non ho aumentato niente. Sì, salto scomposto, siamo ampiamente d'accordo. E infatti Orsato qualche tempo fa non l'aveva dato un rigore simile alla Juve così. Ah boh, fortuna che non ha pesato. Fortuna che non ha pesato questo gol e partita che finisce così 2-4. Milan che quindi chiude il girone di andata con 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 40 gol fatti e 22 subiti, e con un punto in meno dell'anno scorso, al termine del girone d'andata, dove chiuse primo. Ciò significa che la linea più o meno è quella, ma che oggettivamente, se ormai ci capisco un po' di calcio, il tutto verrà a migliorare. Vi spiego brevemente perché. Il Milan quest'anno ha fatto una preparazione, come è solita, delle squadre che affrontano la Champions, improntata alla seconda parte di stagione. Ciò significa che nella seconda parte di stagione si entra meglio in condizione, roba varia. Quindi Milan, il periodo che ha affrontato l'anno scorso tra febbraio e marzo con l'eliminazione dall'Europa League e 7 punti in 6 partite culminati con la sconfitta a San Siro per 0-1 contro il Napoli e con un errore arbitrale per mancato rigore fischiato su Theo per fallo di Bakayoko, l'ha vissuto già quest'anno. 7 punti in 6 partite intervallate dall'eliminazione della Champions, 6 partite culminate con la sconfitta in casa 0-1 con un errore arbitrale, questa volta un gol annullato. Però, ripeto, quello è stato tra febbraio e marzo ed è stata praticamente la mazzata ai sogni scudetto. Quest'anno è arrivato prima e ci dà modo di recuperare. Detto questo, ragazzi, questa è l'analisi della partita di ieri, più un bilancino, per così dire,
del girone di andata, poi vediamo se magari facciamo proprio top e flop del girone d'andata in un video. Pomeriggio usciranno le pagelle. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio, vi ricordo gentilmente il like, iscrizione, campanellina e notifiche nelle impostazioni. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, che vi ho detto che siamo dei prezzemolini e stiamo dappertutto, il mio personale di Instagram e sito internet www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan, ci vediamo pomeriggio con le pagelle, non mancate.